Il dito scatto è un bel tema perché nessuno se lo aspetta fino a che improvvisamente le dita non fanno degli scatti. È proprio un gioco legato al fatto che i tendini, anziché passare in modo flessuoso e gentile attraverso le loro docce, attraverso le loro, i punti di passaggio, dove si appoggiano nelle articolazioni, dove si agganciano, eccetera, in realtà ad un certo punto clac, fanno come degli scatti ed ecco che il dito, anziché flettersi in modo spontaneo e tranquillo, improvvisamente clicca e si muove con una situazione che non sempre è dolorosa, talvolta raramente direi lo è, e normalmente rispetto a questo c'è una indicazione, quando il tema si mantiene per un tempo prolungato, di tipo chirurgico. Ebbene, è uno dei punti forti del centro in cui lavoriamo a Milano perché si può andare a capire, ad esempio, una situazione semplice come del magnesio attraverso dei sali di magnesio che possano essere assorbiti, non solo che rimangano nell'intestino a facilitare l'evacuazione, parlo di ossiprolinati, parlo di pidolati, parlo di una formulazione come l'MG3 che noi utilizziamo spesso, aiuta tantissimo a ridurre la contrattura muscolare, perché un dito che si sta flettendo, cerca di flettersi in condizioni di contrattura muscolare, sforzerà il tendine a passare da una parte o dall'altra. Di fronte a dei muscoli più morbidi ed etesi lungo tutto il braccio e la colonna cervicale, ecco che questo porta sovente ad un miglioramento spontaneo. Inoltre sappiamo che l'infiammazione, che sia legata agli alimenti o che sia legata allo zucchero, agli zuccheri, crea un'azione di gonfiore anche articolare. Ecco che a quel punto anche quel poco che c'è può determinare uno spostamento del tendine. Lo vediamo spesso negli sportivi in cui riusciamo ad agire bene anche sul miglioramento della performance proprio perché si riduce quell'acqua che è trattenuta nel muscolo, nelle zone di tipo perimuscolare e che determina degli spostamenti, delle eccentricità del muscolo del tendine che a quel punto non sa più dove passare in maniera corretta. Quindi abbiamo anche questo aspetto che deve far parte di una comprensione complessiva del fenomeno del dito a scatto. E non vogliamo parlare della cervicale? È ovvio, nel senso che dal punto di vista pratico i nervi che escono dalla zona cervicale arrivano esattamente verso le mani. E quindi qualsiasi fenomeno che abbia una componente di sviluppo di tipo artritico, artropatico, e quindi non solo ovviamente sulle grandi articolazioni, ma anche sulle piccole articolazioni, può portare e determinare delle contratture, delle situazioni di anomalia nel decorso dei nervi e quindi facilitare esattamente quel tipo di meccanismo che abbiamo prima definito. Quando studiavo il mio primo lavoro scientifico internazionale è stato un lavoro sull'artrite reumatoide correlato con la dieta. Ebbene, questo ancora nel 1984, bene, questo tipo di constatazione, cioè che il fatto di mangiare in modo alterato che porti ad uno sviluppo infiammatorio, ad una glicazione, è rimasto presente nella mia storia. Quindi sappiamo che certi tipi di alimentazione possono indurre un'accentuazione dei fenomeni di infiammazione articolare, quindi contemporaneamente agendo, come abbiamo detto prima, sul fenomeno anche del dito a scatto. È ovvio che nel momento in cui possiamo capire come mangiare, miglioriamo tutto il quadro generale. In modo rilevante. Poi ci sarà anche l'osteopata che ci aiuta ad un riequilibrio complessivo. Ci saranno delle componenti emotive e emozionali che possono essere aiutate ed essere rieducate, ma questi fenomeni vanno ad imbricarsi uno con l'altro in modo continuativo. Che cosa quindi definiamo? Definiamo che di fronte ad un dito a scatto, che è un segnale di squilibrio, che può essere uno squilibrio locale, che può avere in alcuni casi una necessità di modifica chirurgica, in realtà io e noi riteniamo che prima di andare ad operare un dito valga la pena di controllare degli aspetti infiammatori,
per me o Recaler 2.0 sono tra gli elementi che ci consentono immediatamente di ridurre quella parte di infiammazione che aumenta l'acqua extracellulare. Un'azione a volte di riduzione complessiva della tensione muscolare, che può essere col magnesio, come abbiamo detto prima, ma anche in componenti tensive, anche con l'uso dei farmaci o delle sostanze naturali, dei fitoterapici più appropriati per ridurre la componente tensiva, la componente di contrattura. E a quel punto, sempre in una logica di personalizzazione, cioè capire che cosa dà fastidio ad una singola persona e quindi la possibilità di scegliere secondo un criterio che valorizzi le proprie modalità personali, non ci sono ricette buone per tutti e consenta un recupero per il benessere. Sembra una stupidaggine, un dito a scatto, spesso e volentieri quando se ne parla a chi non l'ha mai avuto, sembra una classica stupidaggine. In realtà, nel momento in cui si presenta al mattino quando uno si sveglia, durante il giorno, dopo un poco che uno sta lavorando, piuttosto che altro, rappresenta un senso di inadeguatezza. Prendiamolo per buono, è un segnale dell'organismo che ci sta dicendo come una spia sul cruscotto che qualcosa non sta funzionando bene. Andare a capire ci aiuta a recuperare il benessere.